Buongiorno a tutti. Come è stato detto, io rappresento qui un po' il Geodata fai da te, diciamo. Ok, allora io faccio una piccola introduzione in OpenStreetMap, racconto come funziona il sistema e come potete ottenere i dati e che cosa c'è da stare attento dal punto di vista legale delle licenze. Allora, OpenStreetMap è un progetto per creare insieme una mappa libera, o meglio un database dove tutti possono scrivere, sia leggere che scrivere. È crowdsourced ed è più o meno paragonabile a Wikipedia, cioè è libero e free and open, noi distribuiamo i dati che otteniamo a tutti gratuitamente. Anche a scopo di lucro poi si possono utilizzare. Il progetto è stato ideato da Steve Coase nel 2004 in Inghilterra. E qui vediamo la prima pagina web del progetto, ho preso da archive.org del 2005. Adesso se andate sul sito vedete che c'è una mappa, non è più sopra così. Vorrei chiedere un attimo, chi di voi ha già sentito parlare di OpenStreetMap? Ah ok, vedo quasi tutti, diciamo. Vado un po' più veloce qua. Alcune pietre miliari del progetto, come detto nel 2004 ha avviato il progetto, nel 2006 viene fondata la Foundation come rappresentante legale di OpenStreetMap, con sede a Londra, organizzazione a ONLUS, diciamo, di legge inglese. Poi passo subito qui nel 2012, c'è il cambio licenza, abbiamo passato dalla Creative Commons ad una licenza per dati creata appositamente, ne parlerò più esaustivo dopo. All'inizio di quest'anno abbiamo raggiunto 1 milione di utenti registrati e poco tempo fa ha anche superato un numero un po' magico per noi perché abbiamo superato 2,3 miliardi di nodi e ciò richiede che dobbiamo prevedere un altro tipo di data per i nodi, cioè un tipo a 64 bit anziché 32. Come vedete abbiamo avuto quasi sempre una crescita esponenziale, superato 1 milione di utenti, questa cifra l'ho aggiornato altro ieri, quindi è abbastanza attuale. Questi sono i mappatori, facciamo le conferenze internazionali, anche europee e anche nazionali, cioè, per far vedere chi sono i mappatori. Qui vorrei far vedere dove sono attivi gli utenti. Messo in rapporto alla popolazione del territorio e qui si vede l'Europa centrale e anche il mondo occidentale, diciamo la parte più attiva anche in Australia, in Russia, mentre Cina, India, Africa sono un po' il nostro punto debole. La Groenlandia ci meraviglia. Perché ci sono 2000 abitanti, quindi sono tutti mappatori allora. No, credo essendo pochissimi, anche non sono proprio, cioè questi sono gli edit che sono stati eseguiti in questo paese, non sono necessariamente provenienti da quel paese. Cioè se qualcuno si mette a mappare qualche linea di costa in Groenlandia diventa verde, credo, perché non ha popolazione. Poi questa crescita dei numeri di utenti si vede anche nella crescita dei dati, ovviamente. Nel 2007 era quasi vuota la mappa, mentre a sinistra vedete nel 2012 abbiamo raggiunto uno stato di una mappa molto ricca. Allora, come si possono ottenere questi dati di OpenStreetMap? C'è un'API per scaricare i dati, però l'uso è limitato a solo editing. Cioè chi vuole arricchire i dati può usare questo API e prendersi un piccolo pezzo, scaricare i dati, modificarli e ricaricarli. Però chi vuole usufruire i dati, magari a livello globale, è chiesto di usare un altro sistema che si chiama il Planet File, che è un dump di tutti i dati attuali dentro al database.
non quelli storici ma quelli attuali, e viene pubblicato una volta alla settimana, è scaricabile. Ci sono sia sul server della Foundation che anche su alcuni Miro è disponibile. In più, ogni giorno, ogni ora e ogni minuto c'è un file che si chiama il diff incrementale, che consente di aggiornare un database con ciò che è stato modificato nel frattempo. E ogni qualche mese viene pubblicato anche un full history planet che contiene tutti gli oggetti in tutte le versioni, anche quegli oggetti già cancellati dallo stato attuale. E allora, i formati che offriamo sono un formato XML che è un po' pesante, però leggibile, modificabile con un editore di testo, quindi ha questo vantaggio, mentre l'altro formato è un formato binario che è meglio leggibile dai computer, diciamo, più un formato per i cambiamenti. Oltre alla, a questa main API, ci sono comunque altri API che consentono di prendere un, diciamo, dei dati particolari, una selezione particolare tramite un'API. Per esempio, uno dice: voglio avere tutti i benzinai, voglio, o tutti i benzinai dell'Italia o dell'Europa, e lo può fare con questi API che sono read-only, non consentono di scrivere, però contengono una copia del database e un meccanismo per reperire questi dati. Cioè, la più funzionante è quella sotto Overpass API, che ha due modalità di fare richieste. Chi è interessato a usare il dato consiglio di dare un'occhiata a questo. Poi ci sono anche, perché il Planet oramai pesa più di 25 gigabyte, ci sono anche altri offerenti di dati, cioè terzi, che hanno deciso di estrarre certi dati che sono richiesti più volte e offrirli a chi è interessato, per esempio l'Italia o una regione dell'Italia o un continente o la zona di Roma, di Milano, roba, sempre estratti, o anche estratti tematici. Ci sono tutte le linee di costa di OpenStreetMap o tutte le mari come shapefile. Allora, come sono strutturate? Qual è la struttura dati in OpenStreetMap? Ci sono tre tipi di oggetti, noi li chiamiamo node, way e relation, cioè, dove il node è un punto con delle coordinate ed è l'unico oggetto che ha delle coordinate in OpenStreetMap. Il way invece è una sequenza ordinata di node e non contiene coordinate, ma ottiene la georeferenziazione tramite i nodi. E poi esiste una relazione che può contenere oggetti di qualsiasi genere, cioè relazioni o nodi o way o tutto insieme, e ogni membro della relazione può anche avere un ruolo, e anche questo ruolo è definibile, diciamo, da chi mappa. E forse è un po' astratto così, un esempio per una relazione sarebbe per esempio una linea di un autobus che usa una strada, cioè esistente in OpenStreetMap, senza che uno ridisegna la strada, fa una relazione e dice: questo autobus prende questa e questa e questa strada, e queste sono le fermate, per esempio. E tutti gli oggetti possono avere dei tag, e un'area non esiste come data type, almeno non finora, ma è un caso particolare di un way, cioè coincide il primo e l'ultimo punto del way e ha dei tags che dicono che questa è un'area, un poligono. Allora, parlando dei tag, che cos'è un tag? Un tag, diciamo, è una sorta di etichetta che viene associata ad un oggetto per descriverlo. E in OpenStreetMap un tag sono sempre due, cioè una chiave e un valore. Qui un esempio molto semplice, diciamo, max speed 50, che indica un limite di velocità, ovviamente. I tag non sono formalizzare, o meglio, non c'è uno schema fisso, e tutti possono inventarsi dei tag e nessuno è obbligato ad usare certi tag o a non usarli, però ogni chiave può apparire solo una volta per oggetto, quindi quando uno si inventa un tag che è un'alternativa a ciò che comunemente viene fatto, al solito si dovrebbe cercare di non usare la stessa chiave, altrimenti sarebbero incompatibili e si creano dei
conflitti, diciamo, tra gli editori. E in generale, sì, è molto importante l'aspetto di collaborazione, cioè mettersi d'accordo con gli altri, discutere come si potrebbe taggare una cosa. Faccio un esempio del tagging. Questo sarebbe il tag per una chiesa, per esempio, una selezione di tag comunemente applicate a delle chiese. Un altro esempio sarebbe qui in Pelemura. Interessante qua, c'è il tag Wikipedia, cioè che è un metodo di agganciare articoli Wikipedia all'interno di OpenStreetMap. C'è anche il metodo contrario di mettere le coordinate dentro a Wikipedia, però cioè, come, non so se è chiaro, ma è un po' diverso, perché nel secondo punto ha solo un punto geografico, anche per una zona estesa come un lago o un fiume o appunto le mura, mentre in questa maniera qui possiamo avere un feature lineare tutto lungo e sappiamo bene che cos'è. Allora, vado avanti velocemente. Qui abbiamo la documentazione, si trova sul sito internet, è un wiki, tutti possono anche qui modificare, editare, scrivere quello che pensano, ci sono delle mailing list e questo è un sistema per capire quali tag sono usati molto, un sistema statistico che consente di fare ricerche di tag, si chiama Tag Info. E anche questo non è un sistema ufficiale, ma un servizio che qualcuno ha ritenuto utile e ha offerto alla comunità, non viene dalla Awesome Foundation. Ovviamente si possono fare anche l'editing, come abbiamo detto, tramite le API cost, ci sono editori diversi. Faccio vedere un attimo questo, che è l'editore JOSM, che è l'editore più potente. Estendibile anche con plugin le funzionalità, con delle preset che sono praticamente c'è scritto benzinaio in italiano e uno lo applica e una serie di tag viene applicato in automatico. O in map style, cioè come vengono rappresentate queste etichette dentro all'editore. Allora, come raccogliamo i dati? Prima si usava questo sistema qui, un GPS che registrava ogni secondo un punto. Tramite questa registrazione si ottengono delle tracce, uno fa appunti o delle foto georeferenziate insieme. E dopo ridisegna il tracciato e dice che cosa è questo oggetto, lo descrive con i tag. Poi nel maggio 2010 abbiamo ottenuto consenso, permesso di ritracciare le 8 foto del portale cartografico nazionale e a novembre anche di Bing, foto aeree di Bing. E ciò ci ha aiutato molto, nel senso che non è più necessario un GPS per mappare, diciamo, molto meno necessario. Però sempre più importante, perché tante cose non si vedono nelle foto aeree, è la conoscenza del mappatore. Qui è una foto di un mapping party a Hanoi, qui un mapping party in Abruzzo 2 anni fa. Allora, abbiamo cambiato la licenza. E il processo è stato abbastanza lungo perché c'erano ampie discussioni, ogni utente è stato richiesto di rilicenziare i suoi dati e chi non ha dato consenso alla nuova licenza di cui sono stati cancellati i dati e anche tutti i dati che si sono basati sui suoi edit. Quindi abbiamo cercato di minimizzare questa perdita e perciò il processo è stato lungo, diciamo. E, per fortuna alla fine non abbiamo perso tantissimo perché già si sapeva chi non voleva dare consenso e altri mappatori avevano già cancellato prima che avveniva la cancellazione ufficiale, hanno rimappato quelle aree. E adesso la nuova licenza si chiama Open Data Commons, Open Database License o ODBL in breve, che è una licenza per dati.
perché la Creative Commons fondamentalmente è una licenza per opere creative. Cioè, non lo sappiamo per certo finché qualcuno fa causa, ma anche la Creative Commons stesso ci ha detto che probabilmente non è adatta a proteggere un database di fatti. Cioè, è un po' strano perché comunque tante amministrazioni pubbliche, per esempio francesi, usano questa licenza anche per i loro dati, però pare che almeno negli Stati Uniti, basandosi sul copyright, questa licenza non sarebbe in grado di proteggere veramente i dati. Quindi è stato importante di cambiare per avere più sicurezza e si è sviluppato, diciamo, la ODBL. La ODBL è abbastanza simile alla CC BY-SA, cioè anche lei ha attribuzione e condivisione allo stesso modo come vincoli, però non si estende sulle opere prodotte. Cioè, se io faccio una mappa adesso con i nuovi dati OpenStreetMap, la posso rilasciare in qualsiasi licenza, però devo dire che ho preso i dati da OpenStreetMap e che chi vuole prendersi i dati li può prendere sempre sotto la ODBL. Quindi praticamente sì. Voglio usare i dati OSM, ma devo nominare che i dati vengono da OSM, copyright OpenStreetMap Contributors e la licenza ODBL. Poi se io mischio questi dati con altri dati, c'è un aspetto virale della licenza, tutti i dati, tutto l'insieme dei dati diventa anche ODBL. Nel caso della IOBL, mi sembra si chiama la Italian Open... Esatto, questo mi sa che è dichiarata espressamente compatibile con la ODBL, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Va bene, grazie a tutti.